Siamo al CSF Adams con Maurizio De Bonis. La tua figura è molto eclettica. Sei un giornalista culturale, un critico, un curatore, un insegnante. Come è nato tutto questo e come riesci a intrecciare le varie attività? Tutto questo percorso è nato dalla critica cinematografica e tutto il percorso professionale fatto all'interno di questo ambito della critica cinematografica, anche sui giornali, mi ha fatto entrare in contatto nel corso degli anni con tutto il panorama delle arti visive, quindi fotografia in primo luogo, videoarte. E tutte le applicazioni della tecnologia nell'arte contemporanea, proprio perché mi sono accorto nel corso della mia vita professionale che gli steccati tra le arti visive, i confini che venivano posti soprattutto a livello accademico, in realtà non esistevano. E la prova di ciò è data dal fatto che innumerevoli autori ormai da diversi anni passano in maniera indifferente dalla fotografia al cinema all'uso del video. Ovviamente poi l'arrivo della tecnologia digitale ha aumentato ancora di più questo meccanismo, ma d'altronde era assolutamente inevitabile perché già in epoca analogica questo avveniva. E dunque mi è venuto naturale nel corso della mia vita professionale occuparmi non di tutte queste discipline, ma della grande area delle arti visive. Benissimo, hai fondato anche Punto di Svista, di che cosa si tratta? Punto di Svista è, diciamo, formalmente un'associazione culturale, è invece idealmente una sorta di vero e proprio movimento che intende veicolare delle idee sulle arti visive. Dunque la nostra attività si svolge in tutti gli ambiti che prima ho citato e proprio per questo motivo la nostra visione è la più ampia possibile. Operiamo nel campo della didattica, nel campo della curatela di mostre e nell'organizzazione di convegni, seminari e incontri, cercando appunto costantemente di abbattere i confini tra le arti visive. Questo lo facciamo anche a livello critico-giornalistico con la nostra testata giornalistica che si chiama Punto di Svista Arti Visive in Italia, nella quale pubblichiamo articoli, recensioni, ma non solo, anche articoli di fondo. C'è una rubrica che si chiama Discorsi sulla fotografia, in cui si fa teoria, non semplicemente per esporre le nostre idee che possono essere criticabili, ma per trovare il confronto e il dialogo all'interno del mondo della fotografia, questione che spesso, un po' manca. Sei un profondo conoscitore della fotografia e della situazione culturale italiana. E a che punto credi, appunto, sia arrivata la fotografia nel nostro paese o ecco, una cultura visiva? Dunque, c'è un grande problema culturale, e cioè che la fotografia italiana è legata a un'idea che è molto invecchiata e lo si vede in maniera inequivocabile quando si varcano i confini, parlando appunto di confini che non esistono di questo paese, perché la fotografia a livello europeo è tutt'altro rispetto a quello che è l'idea dominante della fotografia in Italia. Qual è il problema fondamentale? Che per troppo tempo si è pensato in questo paese, anche se sono presenti fior di artisti, questo bisogna dirlo, anche in Italia, che la fotografia sia solamente il reportage, e cioè il rapporto, diciamo, stretto con la realtà. In verità la fotografia è una disciplina estremamente ampia, piena di sfaccettature. Il reportage è una sfaccettatura importante di questa disciplina, ma solo una sfaccettatura. Nel momento in cui anche in Italia ci si libererà da questa gabbia del rapporto con il reportage, il reale e, diciamo così, in modo molto ampio, il rapporto con il fotogiornalismo, probabilmente si libereranno moltissimi talenti che in questo momento sono ingabbiati in meccanismi rigidi e che non hanno alcuna prospettiva, soprattutto a livello internazionale. Secondo te perché proprio il reportage si è installato così bene nel nostro paese? Perché questa tendenza proprio qui in Italia? Perché l'Italia di fondo, anche dal punto di vista culturale, è un paese conservativo e conservatore. E questo discorso del legame con la realtà è rassicurante.
Dunque si tende a rimanere dentro questo ghetto per evitare di trovarsi in un territorio sconosciuto. Ma è esattamente quando ci si addentra nei territori sconosciuti che l'arte porta a galla ciò che già esiste, peraltro, e che semplicemente deve essere solo trovato. Credi, possiamo prevedere una tendenza futura nel campo fotografico? Ma diciamo così che quello che emerge da quello che succede nelle scuole, nei centri di diffusione della cultura, è che sempre più fotogiornalisti e autori di reportage tendono a usare il video. Questo è un punto su cui io insisto in una maniera molto forte. Perché si pensa che basti conoscere la lingua della fotografia per poter girare video, per poter fare documentari. Allora, la lingua audiovisiva, cioè quella in cui c'è l'immagine in movimento, che è di derivazione ovviamente cinematografica, è qualcos'altro, bisogna conoscerla, bisogna conoscere le teorie del montaggio, le strutture narrative, solo in questo modo i fotografi potranno abbracciare anche questa disciplina. Altrimenti si finisce per replicare la lingua della fotografia attraverso meccanismi narrativi e di montaggio totalmente errati. È vero. Oggi qui al CSF Adams, insieme a Aurit Judovic, presenti il vostro volume edito da Postcard. Cosa devo guardare? Riflessioni critiche e fotografiche sui paesaggi di Michelangelo Antonioni. Com'è stato combinare immagini e parole? Dunque, innanzitutto bisogna dire che questo libro è il frutto di un lungo percorso di ricerca che è stato portato avanti da me a livello critico e da Aurit Judovic a livello fotografico. Si è pensato in questo senso di non solo concentrarci su un autore che ha insegnato lo sguardo non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale e che è fondamentale anche per chi voglia fare fotografia. Si è pensato anche di effettuare un'operazione critica in cui l'immagine fotografica doveva avere una funzione critica. Quindi nel caso delle immagini di Ortiz si può parlare di vera e propria metafotografia, cioè di fotografia che è utilizzata per fare svolgere una funzione critica nei riguardi appunto del cinema di Michelangelo Antonioni, che è un punto di riferimento che andrebbe conosciuto non solo a livello cinematografico, ma anche a livello fotografico. Questo purtroppo non avviene. Solo adesso, guarda caso, per il fatto che ricorre il centenario della nascita di Antonioni, qualcuno improvvisamente si è accorto anche in ambito fotografico dell'esistenza di questo autore che ha cambiato proprio il modo di vedere il mondo. Da un certo punto di vista è una fortuna, da un altro punto di vista però, diciamo così, questo avvicinamento a questo particolare autore, improvviso a volte genera degli scompensi, nel senso che lo studio per avvicinarsi ad Antonioni preliminare è assolutamente necessario. Il libro quindi non è un semplice omaggio al grande maestro. Qual è il filo rosso che unisce le foto di Orit alle visioni del regista? Dunque, il libro giustamente non è un omaggio, ma è un vero e proprio dialogo con Michelangelo Antonioni. Il filo rosso è un filo sottile perché Aurit Judovic non ha operato, diciamo così, in senso meccanico nei riguardi della visione di Antonioni. Non è andata nei luoghi di Antonioni, non ha fotografato solo i luoghi dove Antonioni ha girato i suoi film, ha compiuto un lavoro completamente diverso. E d'altro canto Antonioni è entrato nel suo lavoro, che è stato esposto tra l'altro a Roma più un anno e mezzo fa, in una fase successiva, cioè mentre portava avanti un suo discorso personale, si è accorta in una maniera molto chiara, di come la sua impostazione visuale, avesse dei punti di contatto molto forti con la cinematografia di Antonioni. E da lì è nata anche l'idea di fare un percorso insieme, io critico, lei fotografico, che poi diciamo, ha trovato la sua concretizzazione proprio in questo libro, che è appunto un vero e proprio dialogo con le immagini, anzi più che con le immagini, con i paesaggi di Di Antonioni. Antonioni, qualche progetto futuro che ci puoi già anticipare? Qualche ricerca?
Io posso parlare per quel che mi riguarda, continuerò a lavorare e a studiare in questo ambito miticcio, come a me piace chiamarlo, cioè della relazione tra il cinema, la fotografia, la videoarte e in genere tutte le arti tecnologiche. Continuerò a insistere sulla connessione tra cinema e fotografia. È un aspetto, secondo me, importantissimo che viene sempre messo da parte. Di solito, per quanto riguarda il cinema, la connessione è sempre molto forte con la letteratura, mentre il cinema è un'arte visiva di derivazione fotografica. Dunque le due discipline sorelle sono esattamente cinema e fotografia, e su questo ambito bisogna ancora svolgere un grandissimo lavoro critico. Grazie, grazie mille.